L'aeroporto di Ancona allarga i suoi orizzonti ampliando l'offerta di viaggio. Dal 1 ottobre dall'Ancona Airport partiranno due voli al giorno per Milano Linate, due per Roma Fiumicino e uno al giorno per Napoli Capodichino. Voli nazionali di continuità da 60-65 euro a tratta che all'ex aeroporto Sanzio regaleranno un ruolo più centrale e di prestigio rispetto a quello ricoperto in passato. Le novità però non finiscono qui, perché stamattina sono stati presentati tre nuovi collegamenti diretti che legheranno ancora di più le Marche all'Europa, vale a dire a Barcellona, Vienna e Bucarest dal 15 settembre ed Amsterdam entro la fine del 2023. Siamo riusciti a portare a casa questa operazione, un'operazione che, come dicevamo prima, è un'operazione di sistema che porta a casa, oltre alle rotte nazionali, importantissime su Roma, Milano e Napoli, queste quattro rotte internazionali che hanno una valenza fondamentale sia per quanto concerne i traffici incoming, sia per quanto riguarda quelli outgoing. E soprattutto sono traffici che vanno a giustificare sia motivazioni di traffico business che di tipo leisure. Posso dire che quest'anno noi dovremmo chiudere l'anno con passeggeri che oscillano fra i 530.000 e i 550.000. L'anno scorso abbiamo chiuso l'aeroporto con 4,70 per darvi un'idea, l'anno prossimo andremo a sfiorare i 700.000, quindi per darvi un'idea questo è il cuore delle operazioni di riposizionamento dell'anno prossimo. Una sfida importante nell'ambito del turismo e dell'economia. Questa è l'impressione del presidente della regione Acquaroli. Con la riapertura degli aeroporti dopo il Covid è fondamentale per noi, per restare competitivi e soprattutto aprirci i mercati esteri, essere collegati con le grandi città europee. E queste quattro mete sono sicuramente quattro importanti città europee che ci aiutano nella distagionalizzazione, nella promozione e soprattutto nella crescita. È importante comunque continuare in questa fase di promozione e soprattutto è importante oggi, insieme alla continuità territoriale, continuare a far uscire dalle Marche, la nostra potenzialità. Quattro nuove destinazioni, che significa passare da 260 milioni di possibili turisti a 360 milioni. Quindi con queste quattro destinazioni andiamo su 100 milioni di nuovi potenziali turisti. Questo per noi è estremamente importante in una stagione dove stiamo vedendo che il turismo che viene dall'Italia cala, cosa che avevamo già previsto, cresce quello che viene dal resto del mondo, e quindi diciamo che è in linea con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenzia del Turismo.